saluto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel fuoco comune, il luogo dove Padre Pio insieme ai suoi confratelli qui sostava, soprattutto d'inverno, perché lì c'era un braciere al centro e i frati potevano riscaldarsi. Poi ognuno prendeva un po' di carbone e lo portava su nella propria stanza per riscaldare anche la stanza. Ma qui, in questo luogo, sono avvenuti tanti fatti che a volte li abbiamo raccontati, ancora tanti altri da raccontare, ma oggi qui perché vogliamo ecco, vedete questo indirizzo di posta elettronica in sovrimpressione? A questo indirizzo scrivete le vostre storie. Allora, qui oggi vogliamo raccontare le vostre storie. La storia di Nadia, una mamma di un bellissimo giovanotto di 22 anni, così lo descrive, è certa di aver vissuto un intervento importante da Padre Pio. 21 anni fa, proprio quando era appena nato suo figlio, in quell'anno suo figlio subisce una brutta reazione ad un vaccino durante il fine settimana e fu senza supporto da parte del pediatra, quindi fino a tutto il lunedì. Nadia racconta nella sua email: nell'attesa che il lunedì mio figlio fosse visitato, la notte fui svegliata da un braccio. Non vidi altro, ma questo sogno realtà mi fece correre in ospedale. Il bambino venne subito ricoverato d'urgenza in un'altra città per circa 20 giorni. Una mattina una suora della chiesetta dell'ospedale sale in camera e le dice: signora, c'è un frate in chiesa che vuole dire una messa per suo figlio, per il suo bambino. Nadia, sospettando che la richiesta fosse stata orchestrata anche dai pazienti senza consultarla, segue comunque la suora nella chiesa dell'ospedale. Con grande stupore, trovando solo tutte le candele accese e un profumo meraviglioso che pervade l'aria, scrive Nadia, la suora mi guardò un po' stupita, allibita quanto me, e senza pensare ad altro tornò immediatamente in reparto da suo figlio. Dopo qualche giorno tornarono a casa e la vita riprese il suo corso, ma un giorno, mentre suo figlio, che iniziava a camminare, con il ciuccio in bocca, indica la parete, Nadia chiede: che c'è? Che c'è? Il bambino, che ha 18 mesi, dice solo qualche parolina, risponde emozionando: Pio, 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 Pio. Beh, sbalordita, Nadia porta il figlio in camera di sua madre e gli mostra una foto. Ecco, la foto di Padre Pio. Il bambino, ancor più eccitato, continua a ripetere: Pio, Pio, Pio. E Nadia è certa che in ospedale quel frate che l'ha svegliata quella notte e che è stato per tutto il tempo vicino a suo figlio era proprio Padre Pio.